questo senso il tema dell'errore è molto importante per imparare a procedere, perché quello che dice bene Friedrich von Hayek rispetto al tema dell'errore riguarda il fatto che proprio perché noi sbagliamo possiamo poi capire meglio che cosa abbiamo sbagliato e quindi sviluppare ciò che abbiamo sbagliato per migliorarci e procedere. In questo senso quindi il liberalismo considera la possibilità appunto di sbagliare. Questo quindi significa che il liberalismo considera anche l'apertura rispetto al fallimento di per se stesso, cioè il liberalismo ci dice noi siamo possibilitati ad agire e quindi in realtà le nostre scelte possono portare anche all'errore. Questo però non significa che appunto siamo dei falliti, no. Noi siamo dei falliti nel senso che possiamo procedere meglio poi successivamente, quindi il fallimento concerne la possibilità di sviluppare appunto le nostre skills, le nostre caratteristiche e migliorarci sempre di più per sviluppare la nostra via, la nostra strada e quindi migliorare meglio e avere successo in questo senso. Quindi il successo si misura sulla base del liberalismo, ecco perché quindi il liberalismo è in rapporto alla crescita personale. Quindi l'indice fallimentare è molto importante perché ci ricorda fondamentalmente che il fallimento ci lascia libertà di scelta, cioè è proprio il fatto che noi possiamo fallire che significa che noi possiamo scegliere, perché se non ci fosse possibilità di scelta non ci sarebbe nemmeno capacità di fallire. In questo senso quindi Hayek ad esempio dice una cosa molto importante. Hayek dice la possibilità della scelta deriva dalla possibilità della libertà. Molti nelle loro asserzioni, in particolar modo il pensiero socialista, asseriscono che non c'è libertà, nel senso non c'è libero arbitrio da questo punto di vista, una tipicità fondamentalmente del pensiero chiuso è la tipicità che in realtà non ci sia possibilità di scelta. In realtà in questo caso la possibilità di scelta esiste perché siamo, da questo punto di vista dice Hayek, dei falliti, cioè non nel senso che siamo dei falliti perché non possiamo sviluppare meglio le nostre capacità, le nostre skills, le nostre attitudini eccetera, ma proprio perché il fatto che noi falliamo, cioè siamo compiuti all'interno del fallimento, ci migliora giorno dopo giorno. Quindi in realtà il fallimento che ci riguarda non è altro che un fallimento che ci mantiene in un processo di crescita. Ecco perché il liberalismo da questo punto di vista è il rapporto alla crescita personale. Al contrario, tutti i totalitarismi, abbiamo visto bene nel Novecento, sono realtà che vogliono totalizzare le capacità umane. Ma che cos'è la capacità umana se non ciò che l'individuo sceglie di fare con le proprie attitudini, con le proprie skills, con le proprie facoltà, con le proprie capacità? Se noi ci pensiamo, le capacità umane sono capacità individuali, non collettive, individuali, solo dopo collettive, cioè collettive nel momento in cui un individuo sceglie di mettere a disposizione di qualcuno o di qualcosa. Naturalmente poi bisogna sempre fare un ragionamento di tipo giuridico-istituzionale, cioè perché le mettiamo in gioco queste capacità? Che cosa distingue queste capacità che abbiamo dalle altre? Perché le abbiamo? Come le abbiamo sviluppate? In senso valoriale, questo riguarda anche la meritocrazia. Perché dare più ragione a degli individui piuttosto che altri sulla base di capacità che hanno o non hanno? È chiaro che se una persona ha sviluppato delle capacità e ha una skills pratica ed è più bravo a fare una certa cosa piuttosto che altre, bisogna effettivamente dargliene atto, no? Lui è più bravo a fare quel tipo di attività. Ma proprio questo è il punto, cioè la collettività viene sempre dopo l'individualità perché è l'individualità che la permette. Cioè non esiste coscienza di classe da questo punto di vista. Marx ha torto, no? Almeno sottolinea che la coscienza di classe non esiste perché è una cosa metafisica. Cioè la metafisica della classe non riguarda gli individui perché gli individui sono pragmatici, cioè esistono nella realtà effettiva. Ecco perché la pragmatica è un antidoto al totalitarismo, perché il totalitarismo, appunto, il totalitarismo è l'antipragmatica. Cioè il totalitarismo ci vuole dare un'idea di classe, di coscienza, di spirito dello Stato, di spirito della storia, che non esiste nella realtà. Ecco perché ad esempio Miguel Ángel Bastos dice «Donde es lo Stato?» L'Estato non esiste, cioè è sempre una persona che viene a richiedere le tasse, sempre una persona che viene a richiederti dei tributi. Se noi andiamo a vedere l'antichità, quando c'era l'impero persiano per esempio, il grande re persiano, no? Il grande re, quando Platone parla ad esempio nell'Alcibiade I del grande re, in realtà lui era un grande re, era fisico, lo toccavi, il faraone lo toccavi, queste realtà non erano, queste persone non erano entità astratte, le toccavi, lo Stato non è un'entità astratta, la tocchi. Da questo punto di vista quindi la critica che si può fare, che Jesús Huerta de Soto fa al tema del nazionalismo, è ben specifica. Cioè Huerta de Soto dice
Il nazionalismo in senso individuale è un nazionalismo che si misura sulla base del rapporto individuale, della mutevolezza degli individui che si raggruppano, che si sviluppano e che entrano in relazione. Invece il nazionalismo socialista, quello che abbiamo visto poi nel Novecento con i totalitarismi, è un totalitarismo e un nazionalismo che non accetta la complessità degli individui tra loro, e quindi fondamentalmente che vuole annichilire gli individui, dimenticandosi però che sono proprio gli individui che agiscono e che formano il gruppo. Ecco perché questi nazionalismi socialisti sono metafisici, perché si basano su un'idea sistematica di sistema che vuole pretendere un inglobamento di ognuno. Ma non può essere questo, perché? Perché il tizio Caio avrà degli interessi, il tizio Beta, il tizio Sempronio ne avrà degli altri. Ecco quindi che i ragionamenti sistematici e i filosofi sistematici come Hegel, come Marx, sono tutti filosofi, io penso, pericolosi, perché sono filosofi che pretendono di dare una direzione al mondo, ma il mondo non è detto che dia, che non è proprio effettivamente così, il mondo non prende la direzione che questi filosofi danno al mondo. Il mondo è complesso, il mondo è imperfetto, il mondo è fatto da tante individualità diverse. Non possiamo pretendere che a tutti piaccia lo stesso tipo di carne, per esempio. È un esempio stupido, ma è per farvi capire. Il punto è proprio questo, che l'individualità forma poi il progresso collettivo sulla base della cooperazione. E proprio perché anche i video che ho fatto sulla cooperazione e sulla concorrenza concernono questo, cioè anche la crescita personale. E quindi è l'individuo che sceglie di compiere un'azione, non un gruppo, una classe. Certo, naturalmente lui sta in un gruppo, sta in una classe, sta in un gruppo, coopera assieme agli altri, ma perché lui lo sceglie, non è che ci sia un'entità metafisica. E se c'è questa credenza in entità metafisica che si compie sull'individuo, vuol dire che già siamo in una realtà autoritaria da questo punto di vista. Quindi noi dobbiamo sempre ricordarci la pragmatica delle cose per mettere poi in gioco le capacità individuali. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non vi è piaciuto mettete non mi piace. Vi saluto, ciao!